Ciao, sono Diana Tedoldi, fondatrice di Drum Power, e oggi ti presento il programma di formazione Rhythm Ambassadors, ambasciatori del ritmo, per tutte le persone che intendono acquisire competenze professionali nella conduzione di esperienze individuali di gruppo a suon di tamburi. Ti invito a guardare i video che trovi nella gallery di Drum Power per vederci in azione, vedere tanti scampoli di tante esperienze a suon di tamburi che abbiamo realizzato dal 2008 ad oggi. Rhythm Ambassadors si focalizza sulla trasmissione del metodo Drum Power, che è basato su tre pilastri: il Drum Circle, la Drum Therapy e la musica maieutica. Adesso ti spiego uno per uno di cosa stiamo parlando. Il Drum Circle, che in italiano possiamo tradurre cerchio di tamburi, è un'esperienza nel quale un gruppo di persone in cerchio suona tamburi e percussioni di ogni tipo, con improvvisazioni guidate da un facilitatore. Nel metodo Drum Power, la parola chiave di questa esperienza di creazione musicale partecipata è ascolto, ed è la competenza più importante su cui si lavorerà attraverso tutto il percorso di formazione dei Rhythm Ambassadors. Capacità di ascoltare se stessi, la propria musica, la musica degli altri, la musica che non c'è ancora ma che è lì pronta a manifestarsi se soltanto diventiamo capaci di intercettarla e di canalizzarla attraverso il nostro sentire, verso le mani che suonano. Per me l'ascolto, forse alcuni di voi che mi state ascoltando me l'hanno già sentito dire molte volte, l'ascolto per me è proprio la competenza madre della relazione con noi stessi, con gli altri e con il mondo. E il Drum Circle per me è un territorio di esplorazione e consolidamento di questa opportunità relazionale e creativa. La musica in questo modo diventa linguaggio di espressione e di relazione, un linguaggio che è transculturale e universale. Ed è questo che rende così accessibile e coinvolgente il Drum Circle, proprio perché parla a una parte di noi che è uguale in tutte le persone. E si rivolge al bisogno che tutti noi abbiamo di sentirci inclusi, apprezzati, parte di, con. Poi abbiamo la Drum Therapy. Confesso che in un mondo in cui tutto è diventato therapy sono un po' riluttante a usare questo termine, che ci permette però di agganciare subito un mondo di significati che hanno a che fare con l'uso del ritmo e del tamburo per migliorare il nostro benessere personale, riallinearci, ritrovare un'onda positiva, una buona onda che ci faccia sentire il nostro sistema vitale semplicemente bene, presente, attento, aperto, risonante, nel piacere dell'essere. Quindi possiamo dire che se il Drum Circle ci permette di accedere al potere celebrativo del tamburo, la Drum Therapy ci fa incontrare il suo lato più contemplativo ed estatico, rigenerante e rivitalizzante. Arriviamo alla musica maieutica, che è un termine che ho ideato io, con cui intendo esprimere il potere maieutico, proprio il potenziale di metterci al mondo, di farci nascere a noi stessi della creazione musicale, fatta in un certo modo, non tanto per suonare e sfogarsi, ma per sintonizzarsi con il nostro essere, conoscerlo ed esprimerlo attraverso il suono. La musica, quindi, con la musicomaieutica diventa una pratica di consapevolezza, capace di porci in relazione con la nostra natura più profonda e autentica, in armonia e in risonanza con la natura intorno a noi. Faremo quindi numerose esperienze durante il percorso Rhythm Ambassador proprio per lavorare su noi stessi attraverso il suono dei tamburi, della nostra voce e della natura, immergendoci nel suo silenzio e nei suoi scenari palpitanti di vita. Questa parte sarà sviluppata facendo pratica proprio in ambienti naturali, in particolare nel secondo weekend che si svolgerà in un agriturismo in Valle Imagna, nella cornice delle prealpi orobiche, mentre il primo e l'ultimo weekend si terranno presso Cavalli Strumenti Musicali, che è probabilmente il negozio più grande e più bello d'Italia, con 4.000 metri quadrati di musica in tutte le forme, e con uno spazio di formazione molto bello, nuovo, dove avremo la possibilità di guidare noi stessi, fra l'altro a turno, un drum circle pubblico con i clienti che saranno in negozio alle 18 del sabato, questo sia nel primo che nell'ultimo weekend. In questo percorso saremo accompagnati da Cristiana Di Stefano, musicoterapeuta come tutor, e da Enrica Vincenti, psicologa del lavoro, come community manager. Avremo poi altri docenti che affiancheranno me durante i vari weekend di formazione. Sono Greta Caserta, cantante e musicoterapeuta, che ci accompagnerà per quanto riguarda la parte di circle singing e di uso ritmico della voce. Avremo
con noi un esperto di comunicazione empatica, comunicazione non violenta, Davide Facheris, che ci guiderà a leggere attraverso la lente della comunicazione empatica tutte le nostre dinamiche relazionali e comunicative. E avremo anche la possibilità di fare un approfondimento sul tema della cooperazione, di cui il Drum Circle è una grande metafora, con Alessandro Merletti De Palo, che è un ricercatore internazionale proprio su queste tematiche. Quindi abbiamo un bellissimo team che vi aspetta. Andate sul sito drumpower.net, alla pagina Rhythm Ambassador, trovate tutte le informazioni che vi servono per valutare compiutamente la vostra partecipazione a questo percorso. Ma veniamo alle vostre domande. Ho raccolto una serie di domande tra tutti i potenziali interessati a partecipare al corso e anche tra chi si è già iscritto, e quindi ci tengo a riprenderle insieme. Ho qui un foglio su cui ho un po' di appunti che periodicamente passerò in rassegna per vedere di attraversare un po' tutti quelli che sono i dubbi, le richieste di approfondimento che mi sono arrivate e dare una risposta a tante persone contemporaneamente con questo video. La prima domanda è: che differenza c'è fra percorso junior e percorso master? Se avete scaricato la presentazione completa del programma di formazione, avrete visto che c'è la possibilità di iscriversi con una formula che si chiama Junior Rhythm Ambassadors e una formula che si chiama Master Rhythm Ambassadors. Ho voluto differenziare in questo modo, anche differenziando nel prezzo, per offrire alle persone la possibilità di scegliere. La formula junior, scegliendo quindi semplicemente la formazione insieme, in persona, dei weekend, e lasciando poi all'autonomia individuale, alla persona stessa, la scelta di approfondire dal punto di vista teorico tutto quello che vuole. Mentre nel percorso master ci sono una serie di cose in più che io offro, sia come supporto mio individuale attraverso incontri individuali di messa a punto del percorso formativo e del progetto individualizzato di sviluppo all'interno del percorso di formazione uguale per tutti. Questo in modo da darmi la possibilità di curarmi in modo particolare del modo con cui voi potete integrare nel modo più efficace possibile quello che affronteremo durante il percorso formativo nella vostra pratica professionale. Quindi nel percorso master c'è lavoro individuale con me, che nel percorso junior non c'è, e in più ci sono tutta una serie di approfondimenti teorici che gestirò attraverso conferenze online, sostanzialmente video come questo, che potrete fruire ed avere a vostra disposizione per sempre, una volta che saranno registrati, dove vado un po' più ad approfondire tutti gli aspetti teorici che nelle parti dei seminari del weekend in persona non affronto. Così ho la possibilità di focalizzarmi molto sull'esperienza, sul fare insieme, sull'esplorare e lo sperimentare nel corso dei weekend, e lasciare tutta la parte di teoria, la parte di parole, che possiamo gestire anche in altri modi e non necessariamente di presenza, a questi momenti riservati online. Momenti di domande e risposte di gruppo, quindi possibilità anche per chi si iscrive al programma master di avere visibilità nel sito Drum Power con il proprio profilo, il link al proprio sito, pagina Facebook se le avete. Quindi diciamo che l'obiettivo è: ok, chi frequenta il percorso master decide di avere una formazione molto più approfondita dei junior, di voler essere seguito di più, accompagnato fino alla fine nell'integrazione nel modo più efficace degli apprendimenti, e quindi tutto questo merita di essere riconosciuto e messo in risalto, dando importanza anche all'interno del sito di drumpower.net. Seconda domanda. Vediamo. Veniamo alla seconda domanda. Molte persone mi chiedono: ma devo essere un musicista o un percussionista o aver fatto il conservatorio per partecipare a questo corso? Assolutamente no. L'importante, diciamo, è che abbiate almeno senso del tempo, un certo senso del ritmo. Se amate ballare sicuramente ce l'avete, ma comunque ce l'avete a prescindere, basta solo risintonizzarsi, perché il ritmo è dentro di noi, è nel modo in cui parliamo, è nel modo in cui camminiamo, è nel battito del nostro cuore. Quindi quando le persone mi dicono sono stonato oppure non ho senso del ritmo, io in genere traduco questa informazione con abbiamo un po' di lavoro da fare sull'ascolto.
riattivando la nostra capacità di ascoltare, riattiviamo naturalmente anche il nostro senso dell'intonazione, il senso del ritmo e il senso della musicalità. Parliamo in modo molto musicale, quindi il senso della musicalità ce l'abbiamo tutti. Questo per dire che non è necessario avere nessun tipo di competenza musicale, di aver studiato al conservatorio o altro, l'importante è il desiderio di mettersi in gioco sul fronte della creazione musicale. Dovete amare i tamburi e le percussioni perché li useremo a non finire nell'arco di tutti i weekend, e quindi queste sono le cose veramente importanti. Un'altra domanda frequente è: devo avere già una significativa esperienza nella conduzione di gruppi per poterci per potermi iscrivere? No, però questi tre weekend non hanno un taglio crescita personale, hanno un taglio esperienza personale, lavoro su di sé per poter capire come utilizzare le esperienze che io farò, che faremo insieme in prima persona, per imparare a guidare delle altre persone, che siano in percorsi individuali o in percorsi di gruppo. Il taglio comunque è quello del fare in prima persona, fare l'esperienza in prima persona per imparare a guidare esperienze di questo tipo con altri. Quindi se venite solo per una vostra esigenza personale di conoscere e di esplorare su di voi il potere del tamburo, potreste trovarvi molto frustrati dal fatto che parte del tempo lo spenderemo ad imparare a guidare queste esperienze per altre persone, con altre persone. Quindi a voi la scelta. Un'altra domanda che mi è stata fatta è: sono un counselor e vorrei utilizzare eventualmente le tecniche apprese in percorsi uno a uno individuali. È possibile? Assolutamente sì, è quello che faccio io stessa con le persone con cui lavoro in percorsi individuali. La parte legata alla drum therapy, alla musicomaieutica, si focalizza proprio su questo, quindi drum circle come tecnica di orchestrazione, dico io a volte, delle masse, mentre drum therapy e musicomaieutica sarà proprio il taglio sul lavoro su di sé, che si può fare anche in gruppo, ma anche nei percorsi uno a uno, ad avere la predominanza. Quindi assolutamente nessun problema ad utilizzare tutto quello che vedremo insieme in percorsi individuali. Un'altra domanda riguarda il kit. Ci sono stati un po' di fraintendimenti. Per facilitarvi la creazione di un vostro kit personale di strumenti musicali, che spesso è una cosa impegnativa anche dal punto di vista economico, ho stipulato una convenzione sempre con Cavalli Strumenti Musicali per l'acquisto di un kit di strumenti. Io ho chiesto un preventivo a prezzo veramente agevolato per gli allievi del percorso, per un kit da circa 20 persone e per un altro più grande. Non è obbligatorio acquistare il kit, naturalmente, quindi è una facilitazione che avete se volete ampliare il vostro set di strumenti o se volete crearvene uno, se non avete alcun set già di vostra proprietà. Ma non è obbligatorio, quindi io non sono interessata a vendervi gli strumenti, è una questione che regolerete voi direttamente con Cavalli. Potrete prendere spunto dalle due liste di strumenti che ho preparato io sulla base di quella che è la mia esperienza, di quello che funziona meglio, che si rompe di meno, che è più efficace anche come suono, quindi vi permetto di risparmiare soldi anche nella sperimentazione di strumenti che vanno più o meno bene all'interno di eventi di un certo tipo, magari eventi di piazza o lavoro con la disabilità o con i ragazzini a scuola. Quindi diciamo che i kit che vi ho messo insieme io sono molto resistenti e hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ciò non toglie che voi possiate assemblare da un kit all'altro gli strumenti che preferite o addirittura comporre il vostro kit di vostra iniziativa, selezionare tutti gli strumenti che avete voglia da quello che può offrirvi Cavalli, ordinarli e sempre in ogni caso avvantaggiarvi dello sconto speciale riservato agli allievi del percorso Rhythm Ambassador. Quindi questa è una bella convenzione che penso vi tornerà molto utile. Altre persone che arrivano da lontano mi chiedono come funziona il discorso alloggio, la location, eccetera. Allora, noi abbiamo il primo e l'ultimo weekend che si tengono presso Cavalli Strumenti Musicali a Castrezzato. In questo caso quindi la formazione la facciamo lì e di notte si va a dormire, per chi viene da lontano e non ha la possibilità di tornare a casa, si dorme in un bed and breakfast con cui abbiamo fatto una convenzione. I prezzi e tutto quanto è tutto dettagliato nel documento che si chiama Logistica Rhythm Ambassador. Trovate tutto, i riferimenti,
clienti, i prezzi, tutto quanto, il nome dell'agriturismo e così via. Il secondo weekend, quindi quello centrale, si tiene invece in modalità residenziale in Valle Imagna, in un agriturismo, e quindi siamo lì sia a fare la formazione che a mangiare che a dormire, ad un prezzo onnicomprensivo di 60 euro a persona per vitto e alloggio, tutto incluso, dal pranzo del sabato al pranzo della domenica, incluso il pernotto, inclusa la cena della domenica sera. C'è tutto nel documento logistica, scaricatelo, andate nel sito drumpower.net, pagina Rhythm Ambassador, e seguite le indicazioni che trovate in quella pagina per scaricare tutti i documenti che ho predisposto e sono dettagliatissimi, quindi trovate tutto lì. È arrivato il momento di salutarci, ti ricordo che il 31 luglio scade la possibilità di iscriversi al programma di formazione con un forte sconto sia sulla quota junior che sulla quota master, poi la cifra si alza per chi si iscrive dopo questa data. Entro il 31 luglio c'è anche la possibilità di candidarsi per ricevere una borsa di studio a copertura totale dei costi di iscrizione, non i costi di vitto e alloggio, ma quelli di iscrizione al corso sì. La modalità di partecipazione è sempre specificata nei documenti di presentazione generale del percorso, andate, leggete e candidatevi, credete nelle vostre passioni, credete nei vostri sogni. Questo percorso, se ritenete che si possa inserire in armonia e in risonanza con quello che siete, con il vostro progetto di vita e di lavoro, è qui che vi aspetta. Vi ringrazio per questo ascolto, per il tempo che avete dedicato ad ascoltarmi, a conoscere di più questo programma di formazione. Vi aspetto, scrivetemi per qualunque cosa che vi venga in mente, di richiesta di approfondimento, di dubbi, di domande. Sono qui, Diana@drumpower.net. Vi aspetto e intanto vi saluto.